erano i Micenei? Possiamo dire innanzitutto che furono gli antenati dei Greci e che erano un popolo di origine indoeuropea, forse proveniente dalla penisola balcanica. Essi giunsero in Grecia intorno al 1900 a.C. e occuparono la regione che corrisponde all'Argolide. I Micenei non diedero vita a uno stato unitario, ma fondarono una serie di piccoli regni. Ciascuno di essi gravitava su una cittadella fortificata dalle mura possenti. Micene, da cui prende il nome la civiltà, era il regno più importante e più potente. La storia della civiltà micenea si divide solitamente in tre periodi. Il primo va dal 1800 al 1500 a.C. A questo periodo risalgono le prime tracce significative di insediamenti attribuibili ai Micenei. I resti archeologici documentano un'espansione progressiva dei Micenei dalla zona di insediamento originario, l'Argolide, in tutto il Peloponneso. Nella seconda fase, dal 1500 al 1200 a.C., la civiltà micenea conosce il periodo di massima espansione e sviluppo. Per questa fase, infatti, numerose tracce archeologiche documentano una notevole espansione dei traffici commerciali dei Micenei, soprattutto nell'area del Mediterraneo occidentale. In particolare, un reperto archeologico che attesta la presenza di contatti commerciali con i Micenei sono le famose ceramiche micenee, ritrovate, per esempio, in abbondanza in Sicilia e in Sardegna, ma anche in altre aree del Mediterraneo occidentale. Nell'ambito di questa espansione marittima va inquadrata la spedizione militare contro Troia, città dell'Asia Minore, nell'attuale Turchia, un'impresa bellica che fa da sfondo alla vicenda narrata nell'Iliade, poema epico attribuito a Omero. Nella terza fase, dal 1200 al 1100 a.C., assistiamo al crollo della potenza micenea nel Mar Mediterraneo, un crollo causato da una serie di catastrofi naturali, probabilmente siccità e carestia, ma anche da tensioni politiche e dall'arrivo di nuove popolazioni. Ma-ma-na. Ma-ma-na. Ma-ma-na.